Questo programma è offerto da Centro Servizi RAR, una struttura in sinergica collaborazione con CAF Italia SRL e il patronato EPAS. Attraverso il CAF Italia ottemperiamo alle richieste di natura fiscale come compilazione del modello 730, compilazione del modello unico persone fisiche, RED, ISEE, successioni, contratti di locazione, misure catastali e tanto altro ancora. Attraverso il patronato EPAS aiutiamo i nostri assistiti ad ottenere prestazioni di carattere previdenziale come pensioni, disoccupazione, assegni familiari, maternità, permessi di soggiorno, infortuni e tanto altro. Ci trovi in piazza Mazzini numero 30, alla Mezze Terme, telefono 0968 40 77 61. Acqua vita sana è qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi acqua vita sana. Autonoleggio, vai in vacanza con Avis Budget Group. PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group, aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Buongiorno signori. Buongiorno. Buongiorno Tonino, buongiorno città, buongiorno Albino. Salutiamo Albino che stamattina non... Impegni già assunti precedentemente. Ormai chi sto anche Luca? Ormai in veste anche di babysitter, quindi ci dobbiamo... Però ci sta bene, sì. Bravo. Però. Ci dobbiamo aspettare diverse assenze. Vabbè, go. Ciao Albino. Buongiorno. Buongiorno, se potete evitare comunque a casa, dico, tutto al bene di fare, cucinare e di mettere a posto a casa, babysitter, basciare. Autista. Cosa? Capocondomino. Capocondomino, mi sembra che... Tutto impegna dal bene. Mi sembra che ci sia anche in atto proprio uno stalking. Nei confronti del bene. Non vorremmo arrivare a una denuncia. Si è ripusata sta casa, lui. Va bene. Allora, Tony, oggi lunedì è iniziata una settimana piovigginosa. Oggi il tempo, c'è stato un calo notevole delle temperature, era prevedibile. Ieri... abbiamo sentito che stamattina doveva bene o male piovere, ma sì, c'è stata sta pioggia, c'è stato sto sgruscio, diciamo. Però ci sta anche bene perché un calo delle temperature ci vuole. Adesso si è calmato, non piove più, quindi l'aria è più fresca, più piacevole. Ci vuole pure questo, insomma, ci vuole pure un po' che c'è lì. Allora, tu ieri sei stato a mare, sicuramente. Guarda Giova, il mare, le condizioni del mare come sono? Guarda Giova, c'è anche, visto che hai parlato del mare, delle condizioni del mare, c'è qualcosa che ho letto, vediamo qua, dovrebbe essere da queste parti, va bene, primo piano, dopo, Calabria, ecco, cioè, signori miei, c'è sta vicenda delle acque. Io ieri, non vi nascondo, cioè questo è un fatto, ne parlo a titolo personale, dopo anni, non mi è mai successo di dover cambiare, di dover prendere bagagli e bagatelle e spostarti in zona. E se mai spostati in zona, perché persisteva quella lunga striscia di melma, di fogna, eccetera. Galleggiava, tu pensa che io poi ho fatto la litoranea e da Nocera fino ad oltre la Lampara c'era questa striscia interminabile di fetenzia, e la cosa che mi ha colpito è che questi chilometri di spiaggia non c'era un bagnante in acqua,
cioè quello che io ho voluto, e mi sono fermato con la macchina, no? Proprio per, cioè ha impedito a tutti quanti i bagnanti di poter godere del mare. Poi via via, più mi avvicinavo a Gizzeria, e quella striscia è sparita, e quindi ho incominciato, diciamo, a vedere a steppe, no? Non in certi punti c'è di più, in certi punti a orari sembra cavallo. Sì, ma è una cosa incredibile, cioè tu fai 5, 6, 7 chilometri di arenile, di spiaggia, e non trovi un ragazzo, un bambino, un adulto in acqua. Un po' no, perché è una domenica. Certo che la situazione del mare non è bella, è da tanti anni che ce lo possiamo. Sì, ma se non mi sbaglio, c'è qualcosa che io avevo letto. Sì, avevo notato, e si parlava proprio di questo fatto qua, a livello generale ovviamente. Mi pare di averlo letto da qualche parte. Eccolo qua, vedi? È così, c'è un bell'articolo, Tirreno, estate tra problemi e speranze. Rispetto agli anni passati si registra un miglioramento generale delle condizioni del mare. Si fa così per dire. Vabbè, dopo la segnalazione all'Arpacal sono scattati divieti di balneazione, alcuni già rimossi. Sì, perché nel senso che avevano messo il divieto di balneazione, poi qualcuno l'ha rimossi. Male. No, sono stati rimossi, alcuni già rimossi, perché evidentemente le condizioni del mare sono andate via via migliorando. Vedete questo? Galleggiano schiuma, bollicine e chiazze marroni. È quello che è successo ieri. Qua dice da Pizzo a Nicotera la stagione, quindi a quanto pare il problema mi pare che sia piuttosto vasto, nel senso che ci sono zone molto rinomate come Pizzo, Giova. Pizzo è rinomata, Nicotera è rinomata. Sono state anche oggetto di bandierine blu. Sì, ecco. Ma c'è pure chi sostiene che a complicare le cose sia la fioritura delle alghe. Ma se è così, non è che mi posso anche capire, però vedere strisce marroni, frammenti di plastica, bollicine, chiazze maleodoranti. Però io l'altra sera mi sono fatto una passeggiata, sono stato verso Falerna, e ho notato che c'è una puzza di fogna la sera su quel litorale, in un modo veramente. Giovanni, io non voglio parlare di queste cose con puntualizzando, perché poi non trovo nulla di meglio per querelarti per queste. No, io parlo da cittadino, no? No, se c'è puzza, c'è puzza. Non no, è che... Perché qua ormai tutti quanti, no? E ne dirà lui. E allora, se tu parli precipuamente di una zona, può magari allarmismo, diffami, capisci? E allora io parlo in generale. Ma per esempio, uno la sera se vuole fare una passeggiata con la famiglia, mo va a mare, mo si mangia un gelato. Sì. Abbiamo constatato, ieri mi sono messo in appostamento l'altra sera, appostamento nel senso così, tu non puoi lasciare la macchina un secondo, che ti fanno il verbale. Vabbè, questa è un'altra storia. Questa cioè là ti proibiscono di andare là in quella zona. Questa è una vecchia storia, è una vecchia storia che era rimossa, era stata rimossa, poi è ripresa. Io voglio dire, conosco i sindaci di Gizzeria, conosco i sindaci di Falerna e di Nocera, li saluto, sono degli amici, li saluto affettuosamente. Guardate, chiaramente la circolazione deve essere, no, uno deve vigilare sulla circolazione, deve anche vigilare sulla sosta selvaggia. Se tu vai con la macchina, no, e sei con la tua famiglia, non è che dico per favore vada un'altra parte che qua e ti avvisa, è giusto che sia così, che ci deve. Il fatto è che aspetto che tu esci dalla macchina, ti guardano e subito ti verbalizzo. Cioè, sempre per fare cassa, Tony. Eh sì, no, per fare cassa. Questo non serve a niente perché fa allontanare la gente. Ma ne sta facendo gli esaffari, non ci concede nessuno, perché la gente non ci va. Invece a Gizzeria era pieno di gente.
Cioè, voglio dire. Perché dice lui là non ci vai a cambiare un verbale, benzina, 50 euro di verbale, quant'è? Non lo so. La gente dice questo. Visto, dice, non è che allora mai... noi, io invito il sindaco di Falerna. Una persona intelligente, che è un mio caro amico. Per l'amor di Dio, lo saluto direttamente a Daniele. E quindi vedi se puoi fare, soprattutto che prevalga il buon senso, ecco. Cioè, perché è importante il buon senso. Bisogna, ci deve essere una sorta di sinergia, no? Di collaborazione tra l'utente, l'operatore. Cioè, se vede che uno parcheggia, il vigile lo vede, dice scusa, si sposti perché qua lei non può stare, e ci sta. Però se tu aspetti, ma chi lo aspetti che se ne vada e ci ho verbale dopo un secondo, non è corretto, no? Ma non è corretto, no. Cioè, ma chi si usa pure un sindaco che non è corretto? Che significa? Io non credo che. Non credo che il sindaco abbia detto lui pugliate no, là e scriviti senza pietà. Però poi i fatti sono questi. Sì, i fatti sono questi. Allora gli operatori, anche perché sì, l'altro giorno leggevo anche questa sorta di bando, tra virgolette, che si proprio c'era questa richiesta di operatori della vigilanza, eccetera, eccetera. Voglio dire, io mi appello all'intelligenza e al buonsenso del sindaco o dei sindaci di quella zona, della nostra zona che frequentiamo, di creare un buon rapporto con la popolazione, perché ci sono molte lamentele. Su questo non dovete avere dubbi, eh. Certo, qualcuno mi dirà, sì, però pure i cazzi da automobilisti parcheggiano dove vono, parcheggiano come vono, insomma se ne fottono del codice della strada. È vero. Questo è vero pure. È vero, perché non devo dire, è vero, le cose stanno così. Quindi invitiamo gli automobilisti, invitiamo i bagnanti, i villeggianti e invitiamo le istituzioni, chi è preposto al controllo, di creare questa sorta di collaborazione. Perché? Perché il turismo, parliamoci chiaro, il turismo sta venendo meno in quella zona. Le mareggiate che hanno colpito tutta quella zona costiera di Falerna, Nocera, ha creato danni incalcolabili, ci vorranno degli anni per poter ripristinare il tutto. Quindi i nuovi sindaci, e mi rivolgo a quelli di Falerna e di Nocera che sono stati eletti qualche mese fa, avranno un lavoro incredibile da fare, da portare avanti, perché se vogliono incrementare il turismo bisogna rimboccarsi le maniche e partire da subito, perché non dico che la stagione è compromessa, assolutamente no, però ho visto, per la verità, meno gente rispetto al passato. C'è qualche spiaggia libera che viene presa d'assalto, sì, però comunque, in un'intervista fatta da Sonia Rocco l'altra volta che noi stiamo andando in onda, il sindaco Menniti dice: noi qua non possiamo parlare di turismo, noi parliamo di vacanzieri, il turismo è un'altra cosa. Sì, ho capito, però dato che Falerna aveva creato... Il turismo è una cosa po' più complessa. Sì, cioè, però aveva creato tutti i presupposti. Ci vuole recettività per chi viene. Invece qua, anche per il fitto delle case, Tony, il fitto delle case non si fittano perché sono prezzi altissimi. Infatti il comune di Falerna nei prossimi anni, non adesso che il sindaco si è insediato, questa è un'intervista che ha fatto il sindaco, parlerà con quelle delle case... Per vedere anche la questione di fitti, sì, di normalizzare. Ma questi cazzi, i proprietari di casa, ma dove siete? Dove siete? A Rimini. Cioè, parliamoci chiaro. Il turismo è visto che ti affitto una casa, c'è un frigorifero, non ho letto, sguardate, ti affitto la casa, mi piglio 1.000 euro. Tenete conto. Cioè, non ci sono i servizi. A me pagare i tassi, sì, ma questi cazzi di tassa la sapete lunga. E mi pagare i tassi. Cioè, fate mo, se voi fate dei prezzi abbordabili, incassate qualcosa e quindi pagate le tasse. Se voi invece mettete in campo prezzi proibitivi, infatti, passando con la macchina sul litorale, tu vedi decine, centinaia di palazzi,
Pittasi, vende. Donne, ma se tu ti fai due conti, uno si va a fare una casa, a Falerno, non dico solo Falerno, dico tutta la costa terrena, ti fitto una casa, no, del mare, quanto ci vuole un mese d'agosto? Guarda, mediamente, io mi ricordo, no, che chiedevano intorno a 1000 euro a luglio, 1500 ad agosto, ma questo ne è. Ma uno che spende 1500 ad agosto, credo 1000, che questi siano i prezzi. 1700 euro o il mese d'agosto, se tu ti andava a Remine, 50 euro, prima colazione, dormire e mangiare. In tutti gli alberghi sono tutti strapieni, Tony. Sono strapieni nonostante un. Allora preferisco farmi 10 giorni a Remine o a Riccione, così che funziona il turismo. I prezzi sono tutti uguali dappertutto, perché là 2 stelle paghi 2 stelle, 3 stelle paghi 3 stelle. Ma là i prezzi sono calmierati, perché sono tutti cooperativi, Tony. Sì, ma sono... perché prima della stagione, sì, è ovvio, gli operatori turistici si mettono d'accordo. Esatto, bravo. Cioè, mentre là non vige l'invidia. Qua da noi invece uno va cercando un mutti, un concorrente che ha 100 metri. L'ombrellone, uno si fitta l'ombrellone, se voi lo provate, se andate in uno stabilimento tra Falerno e Gizzeria, a una parte costa 15 euro, a una parte 10 euro. O male sempre chi lo è, i servizi sempre chi. Sì, voglio dire, cioè, non c'è un equilibrio di prezzi. E chi può dire? Non ho... Questo dà contezza, che fa capire, parliamoci chiaro, ce ne fosse bisogno, cacca ognuno cammina a piccati su, e c'è un individualismo sfrenato, nella sua accezione più negativa, l'individualismo, non c'è cooperazione tra gli operatori, dimenticando ai loro gli operatori che se mettono in campo prezzi abbordabili, servizi con la S maiuscola, tutti quanti assieme, la gente viene, trova la convenienza, tutti lavorano e lavorano bene. Ma come le pizzerie, i ristoranti, voi venite a mangiare la pizza, voi guardate, vi prego di vedere le tariffe da un ristorante all'altro, dalle pizzerie all'altro. C'è una variazione su Pana Margherita, una parte costa 8 euro, una parte 11 euro. Sto parlando di setto, c'è anche questo qua, una bistecca paga 12 euro, una paga paga 9 euro. Cioè, ma per dire, non c'è proprio uno. Non c'è la cultura del turismo, esatto, bravo. Non c'è cultura, c'è bisogno, è venuto che la giriamo. Non c'è cultura da questo punto di vista. Non me ne vogliano gli imprenditori, è così. È così. Perché voi mai. Vi siete messi d'accordo, mai vi siete incontrati. Perché c'è la cultura di arraffare per due mesi e poi si chiude, poi a settembre ci sono tutti i giorni. Io ho notato che nel meridione abbiamo il vezzo, muspinnamo, esatto. Forestiero, muspinnamo. La mentalità nostra è tanto che sta produttore domani non ci viene il giorno. Non sbagliato, è così, sbagliato. Perché quello che viene può sdangati. Natanno, come lo diceva Como, per esempio, cioè, no, là non c'è andare perché funziona, è il passaparola che rovina tutto. Come vi spiegate che invece sulla belle zone ormai conosciute a livello mondiale, pure parliamoci chiaro, in Italia, come vi spiegate che questi qua si mettono d'accordo assieme? D'accordo? E chiaramente, io capisco. Un decano, un ristorante stellato, no, un ristorante no, di grande livello. Delle categorie, giustamente. Uno dice, no, altro. A bistecca, 2 mesi si devo mangiare, a paghe 50. Poi puoi dire pure un 2 punti più e la paghi 5. No, stiamo parlando anche della qualità. Parliamo di stelle, perché se c'è un albergo a 5 stelle, c'è il servizio 5 stelle. Stiamo parlando di 3 stelle, 2 stelle. Stiamo parlando di quelli che si possono mettere d'accordo. Però. Non ci sono queste variazioni di prezzo, cioè uno 5 stelle applica i prezzi per 5 stelle. Vabbè, diciamo che qua da noi in Calabria non c'è la cultura... ancora vigi il lumelone, vigi il lumelone in talacqua ancora, l'antarina, mo rinfrescamo, e ancora vigi da noi, ieri io mi sono imbattuto a destra e a sinistra con una decina di amici. Qui i cosi mulingiani, pieni, parmigiana, c'è una che ha portato una torta, penso che hanno tagliata in 300 etti. Cioè noi siamo abituati a mangiare e viviamo su la spiaggia, quindi ce ne fottiamo dello chef stellato, eccetera. I chef stellati avevamo alla casa, quando ha fatto una parmigiana,
500 burbetti, assolutamente, tu non c'entri niente, molingiane igiene, un melone, che vi posso dire, i polpittelli, frittate e spaghetti, le ultime pesane. Buongiorno, salutiamo il nostro amico. Ciao, ciao caro. Intanto ti paghi il caffè. Ma l'hai già pagate? No, lo lascia pagare. Che cazzo, questa retta, cattiva, noi ci va pagando voi. Non diciamo chi è, per una questione di privacy. Che vabbè, un dire un nome, un dire un cognome, no, dice un nome, no? No, sta sulla professoressa, la moglie è una grande professoressa, andiamo alla famiglia Stanganelli. Insomma, abbiamo parlato più o meno delle condizioni del mare, dei problemi che ci sono, dei problemi che i villeggianti, attenzione, voglio dire ai sindaci dei comuni rivieraschi vicino a noi, che la gente viene da noi, si lamenta e ci dice, ci prega cortesemente, parlatene in televisione, cercate di sensibilizzare le amministrazioni ad avere un modus operandi diverso, intendiamoci, non è che qua esprimiamo le nostre opinioni, certo esprimiamo le nostre opinioni sul tema, però quando parliamo di fitti, quando parliamo di parcheggi, quando parliamo di attività ricettive, gastronomiche, eccetera, culinarie, eccetera, è perché la gente, bontà loro, e li ringraziamo, viene da noi personalmente, tramite email, tramite sms, eccetera, e ci dice potete parlare, potete dire queste cose, e noi lo facciamo con piacere. Attenzione, nell'interesse di tutti. Nell'interesse della comunità e nell'interesse dei villeggianti. Parliamoci chiaro, perché noi amiamo la nostra terra. Noi amiamo la nostra terra. Noi non buttiamo merda in faccia alla nostra terra. Noi cerchiamo di stimolare, sensibilizzare le amministrazioni, no, a fare le cose come si deve, così come facciamo con i commissari alla mensa. Noi nel nostro piccolo ci permettiamo di puntare il dito, di stimolare al dibattito, eccetera, eccetera. Cacanua, ripeto, noi come mission abbiamo la Calabria e poi abbiamo la Mezia. Su questo non dovete avere dubbi. Cambiamo argomento. Vi ricordate la storia su Maria Chiara Meda, la ragazza che andò a Formia precisamente per un intervento chirurgico estetico? Purtroppo poi è deceduto. Bene, si parla di morte sospetta, si è aperto un caso, spunta di un'ipotesi di guasto in sala operatoria, e questa è una cosa gravissima. Però attenzione, manteniamoci sulle generali. Spunta guasto in sala operatoria, quindi si ipotizza un'evenienza del genere. Si ipotizza, è ovvio. Attenzione. Non è che si dice. Sarebbe un fatto gravissimo, perché qua dice che il malfunzionamento del ventilatore che consente la respirazione del paziente intubato avrebbe causato la morte della ragazza. Questo secondo quanto riporta il Messaggero, che è un giornale che è, diciamo, il giornale di punta di Roma, eccetera. Quindi i legali ovviamente della ragazza avrebbero chiesto e ottenuto il sequestro del tubo orotracheale utilizzato in quell'occasione. Quindi questi dubbi che si stanno avanzando, speriamo di che facciano chiarezza subito, perché certo, famiglia, gravissimo. Questa famiglia è già stata colpita duramente, figuratevi la perdita prematura di una ragazza piena di vita, eccetera, conosciuta e amata da tutti, e quindi adesso debbono anche, voglio dire, sottostare a tutta questa sofferenza. Non sanno come è morta la figlia, perché si fanno tante domande. Ecco, è giusto che si arrivi a una verità. A tutte queste domande cercate di dare una risposta, perché è giusto che una famiglia sappia
sappia cosa è successo certo. Allora parliamo, diamo, perché non facciamo un signor giusto, c'è le, lo so io che intanto chiedo il permesso ad Albino, essendo un'esclusiva ad Albino, io non mi permetto, tu ci dici che ci autorizzi, vabbè Giovanni, però diciamo che ormai l'ha inventato lui e l'ha inventata lui, quindi bisogna farlo. Sai che facciamo, amici miei, facciamo un piccolo break, sì, pubblicità, pubblicità, black. Ci vediamo dopo. Pubblicità, ci vediamo. Arpaia, distribuzione contenitori in vetro per l'industria alimentare. L'azienda è in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente nella scelta del contenitore di vetro in termini di forma, colore e caratteristiche. Bottiglie standard e speciali per vino, olio, distillati e vasi alimentari. Arpaia garantisce la qualità certificata dalle più severe normative europee. Arpaia, voi pensate al prodotto, al vetro pensiamo noi. Ottica Center, i tuoi occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Apriamo dopo il consueto break. Ritorniamo. Ritorniamo a noi. Sì, voglio aprire con una notizia curiosa. Senza ironia, perché è una cosa seria. Però leggere che il Viminale paga l'affitto alla mafia mi ha lasciato un po' interdetto, allora mi sono messo a leggere l'articolo. Ed è successo che ieri è stato sequestrato l'immobile che ospita il commissariato di polizia di Stato di Vittoria. Stiamo parlando di Sicilia. L'affitto che il Ministero dell'Interno ogni anno paga ai proprietari dell'immobile è di 105.000 euro. L'anno? Beh, certo. L'immobile rientra adesso tra i beni sottoposti a sequestro preventivo operato dalla Guardia di Finanza e disposto dal Tribunale di Caltanissetta. Quindi attualmente i locali del commissariato, per quanto siano rimasti nella disponibilità della Polizia di Stato, sono gestiti da un amministratore giudiziario a cui il Ministero dell'Interno ovviamente dovrà fare riferimento, sia per le questioni contrattuali che per il pagamento del canone di locazione. Quindi per anni il Viminale si è stato pagare, come posso dire un saperonente, pagava la fine della mafia. Questi sono i paradossi. Poi io l'ho voluto leggere come paradosso, è una notizia curiosa, no? Cioè, però, quando voi sapete che la proprietà del 50% dell'immobile appartiene a una persona che poi si trova accusata di concorso esterno in associazione mafiosa, un po' di dubbi, no, bisogna pure averli. E vabbè. Allora il signor, no, c'è la questione, tu parliamo anche del fatto dell'acqua, no? Sì. C'è un articolo, sì, qua, sì, prendi la pagina di Lamezia. Sapete le problematiche idriche che abbiamo in questi giorni a Lamezia, e c'è riduzione idrica per cosa? C'è un articolo di Massimo, cioè una nota di Massimo Cristiano, interviene sulla mancanza d'acqua. Questo, la solica ripristina e ripristina immediatamente la normale forniture. Sì, perché infatti l'acqua è stato sempre un giallo, cado. Un solo e noi giallo, pure l'acqua gialla certe volte ne esce.
con delle marrone. Sì, c'è stato questo comunicato della Multiservizi che parlava di riduzione della fornitura idrica da parte di Sorical, zona bella, cose eccetera, Canneto, e qui non si capiscono i motivi per questa riduzione. Intanto c'è anche un altro articolo in prima pagina, sempre su Quotidiano del Sud, il fatto della Codacons. Dicono i lamedini hanno pagato l'acqua per più di 8 milioni di euro. Di Lieto dice nessuna contestazione, così determinati in maniera illegittima. Sì, c'è sto coso, Francesco De Lieto rappresenta il Codacons e quindi pare che ci siano tariffe gonfiate per i cittadini, ma questo ovviamente è un fatto che dobbiamo, quando si tratta di queste cose, dato che qua è un articolo, è una comunicazione, una dichiarazione unilaterale, bisogna sapere l'altra campana cosa dice. Mi sapere perché qua, certo, il Codacons è una voce autorevole. Seria, molto autorevole, quindi vediamo lui come va a finire. Che è successo lui? Vabbè, questo è bene. Questo sì. E poi volevo parlare, ma c'è una nota sulla Gazzetta del Sud, c'è un'altra squadra che si è ritirata dai campionati, se mai è lo sport, beh. Giusto, perché è lunedì. Parliamo di sport un po'? Sì, parliamo di sport perché è una notizia che non fa piacere quando si ritira una squadra dallo sport, diciamo, no? Qua c'è quello dell'Avigo, aspetta che forse ritorniamo qua, apri, l'abbiamo vista prima, ecco. Ah, l'Enjoy Lamezia, alza bandiera bianca, Az, abbandonato il palcoscenico della C, stiamo parlando di un'altra realtà di sport che si allontana da, diciamo, dai palcoscenici, anche giovanili dello sport, né? Sì. Che lavorava pure bene, ed è un peccato, eh? C'è sempre questo problema dei palazzetti, degli impianti che non sono idonei. Non è possibile peregrinare continuamente, ed è giusto, perché peregrinare continuamente significa spendere molti soldi, e queste società non è che, come si dice, nuotano nell'oro, mo ci vuole. Diciamo che ormai parecchie squadre sono ritirate, l'anno scorso Tony si è ritirata la pallacanestro, poi la pallavolo, basket, la Conad, cioè sta diventando veramente un stilicidio. E speriamo di no, ma anche Mazzocca diceva che vuole ritirare, se non c'è il palazzetto, vuole ritirare la squadra di A2 di calcio 5 dei campionati. Cioè lo stilicidio. Io sì. Finalmente la telenovela del teatro, dei teatri, pare che sia giunta al termine. Per la questione degli impianti sportivi ancora, i lamedini, se uno faccia una domanda a uno qualsiasi che ha la media, non si capiscono i motivi di questa decisione ormai drastica. Non c'è nessuna dichiarazione in merito, nessuno ti ha sapere niente, buio pesto. E quindi vi lascio immaginare, no? I dirigenti di queste società hanno le palle piene perché i sacrifici sì, però per poi sentirsi così umiliati, poco considerati e cose, e questo sinceramente fa girare i gabbasisi, e io quindi li capisco. E Lamezia è strano, è veramente strano, no? Io non dimentico mai tutta questa storia, questo, diciamo, stillicidio è avvenuto nell'anno in cui la nostra città aveva raggiunto i massimi traguardi nella pallavolo, basket, pallavolo maschile e femminile, basket, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente, abbiamo vinto tanti campionati in maniera strepitosa, siamo andati nella serie superiore, ebbene è successo quello che è sotto gli occhi di tutti,
praticamente le squadre sono state costrette ad emigrare a destra e a manca. I settori giovanili si sono smantellati, che poi non è tanto la Serie A, la Serie B, che fanno bene le città perché porti il nome della città avanti, ma che scompaiono poi lo sport giovanile della Venezia. Cioè, puoi parlare con i commissari a tempo perso perché non ti danno risposte adeguate, puntuali, eccetera. Ognuno crede di avere ragione. Io ripeto, ancora non ho capito perché tante palestre, il nostro palazzetto dello sport, eccetera, sia in queste condizioni. Cioè, qua lo stiamo ripetendo da un anno, non ci stancheremo mai di dirlo, di ribadirlo, eccetera. Però è una vergogna. Io non ho parole, vergogna, è una vergogna. Chi sono i responsabili? Boh, ho capito, qualcuno dice Tony Montecapur per dire i commissari. Ho capito, hanno capito tutti che la colpa è dei commissari, perché è un problema che ce lo stiamo trascinando da 20 anni, visto che tutti i sindaci e i commissari che si sono susseguiti hanno tutti preferito lavorare e dire vi autorizziamo sotto la nostra responsabilità. Amo capito, però voglio dire, ci stanno mettendo anche del loro. Cioè, questa triade commissariale ci sta mettendo anche qualcosa di suo, questo voglio dire. È una cosa proprio inaudita, una cosa proprio che non si può spiegare. E visto che siamo in materia di sport e apriamo stamattina eccezionalmente questa parentesi, parliamo di Vigor Lamezzi, giusto? Sì, allora, prego, prego, signor. Signor Giovanni, che cazzo. Allora, Vigor Lamezzi ha progetto una stagione super, piemontese è il sogno. Il direttore sportivo Morelli e Muraca non si fermano più e le corazzate prende forma. Io vorrei sapere una cosa, perché la gente si confonde, ma quale Vigor Lamezzi? Uno o due? Che questa non è la Vigor Lamezzi di promozione, che farà il campionato di promozione. Sappiamo che è svanito il sogno dell'eccellenza. Purtroppo non ci sono posti vacanti, quindi non c'è la possibilità evidentemente di ripescaggio, eccetera. Comunque pare, almeno a giudicare dall'articolo, delle notizie, eccetera, pare che la dirigenza si stia dando da fare per presentare una squadra all'altezza delle situazioni. Quindi non nascondono ambizioni di vittoria e questo fa piacere. Però non possiamo non parlare, quando parliamo di calcio, non possiamo non parlare del Sambiase, che in questo momento storico, è la prima squadra della città. Della città. Qualcuno storcerà il naso, non è un problema mio. Certo. Addirizzatelo, che non so storci il naso, la storia dice questo, e cerchiamo di essere seri una volta per tutte. Questo campanilismo becero da 4 soldi. Il San Biasi dice un articolo, scommette sui giovani. Sì. Il campo sportivo Lenda, affidato in gestione, avrà una capienza aumentata e questo ci fa pure piacere. Sì. Diciamo, perché è un impianto sportivo la mattina. La rinnovata dirigenza si presenta ai tifosi puntando a un torneo senza affari. Quindi, ecco, vedete qua, evidentemente hanno a tuo pare lo disparo a dirigenza, che salutiamo. Salutiamo a Mister Fanello, il DS Samele, eccetera, ovviamente Francesco Putrino, tutti insomma, via via, tutti i dirigenti, rischio di dimenticarne qualcuno e non sarebbe nemmeno corretto, stanno facendo un progetto di mantenimento della categoria, perché ci vogliono soldini. Tutto quanto ormai, tutto quanto, signori miei, come si muove, muove uno, ci vuole denaro. Cioè, loro giustamente, il San Biase ha rinnovato i quadri dirigenziali, eccetera, e punta, scommette sui giovani con il fine di poter mantenere la categoria. Quindi forza San Biase, forza Vigor Lamezia, forza tutte quelle squadre che giocano nei campionati di calcio e forza minore, e forza veramente, forza a tutti gli sport lamentini che fanno qualcosa per lo sport. A proposito di questo, hanno vissuto giù un altro risultato, c'è stato il Foritalico di Roma
nei campionati nazionali di salvamento. Arvalia, un'impresa storica, ha partecipato alle finali nazionali con ottimi risultati al Foritalco per il campionato nazionale di salvamento, no, con molti atleti. Ormai Arvalia è 16 atleti di Lamezia hanno partecipato al Foritalco di Roma, al campionato italiano estivo life saving, che sarebbe salvamento. Sì, sì, capo è salvavita, salvamento a nuoto, eccetera. Ma Arvalia ormai è una realtà a Lamezia. Ripeto, per fortuna la querella che riguardava la piscina si è chiusa positivamente con l'apertura degli sfalti. Sì, negli sfalti l'impianto ormai è libero da qualsiasi vincolo, eccetera, non c'è più impedimenti. Grazie. Impedimenti che Arvalia, diciamo, ha risolto, nel senso che ha proprie spese. Dicendo questo, sì. Grazie all'impegno, all'interessamento e anche ai soldi personali della società. Quindi la piscina è una bella realtà a livello regionale, secondo me, e quindi non si può fare altro che migliorare. Io credo che la piscina ne sentirete parlare, perché col tempo accoglieremo, ospiteremo tanti eventi, manifestazioni di carattere anche nazionale, quindi di questo ne sono convinto. Perché? Perché ho toccato con mano la serietà e la professionalità dei gestori. Parliamoci chiaro, quando i gestori sono professionali e seri, quello che viene sicuramente è positivo, non ci sono dubbi. Bene, volevo tornare di nuovo dopo lo sport a un altro articolo che c'è sulla Gazzetta del Sud. Parliamo di trasporti, parliamo di un'intervista fatta da Luigina Pileggi, che salutiamo, al presidente della SAG, Arturo De Felice, e dice Arturo De Felice che il numero dei passeggeri negli scali di Crotone, Lamezia e Reggio sono aumentati. I tre aeroporti spiccano il volo. De Felici a capo della SAG, risultati importanti e in condizioni difficili. Sì, è una intervista a 360 gradi, cuore aperto, dove lui parla dell'attività della SAG, quindi dei tre aeroporti, dei risultati che stanno raggiungendo. Lui ha il sogno, perché ritiene di fondamentale importanza la questione dell'aerostazione, di cui stiamo parlando a Navita, si sta muovendo in questo senso. Nei giorni scorsi, questa è la notizia importante, la giunta regionale ha deliberato la richiesta di inserimento dell'aeroporto di Lamezia nella rete T-Cor. Praticamente l'aeroporto è ritenuto di importanza nazionale strategica, questo voi sapete, e quindi questi qua sono prodromici, si dice, no, a questo discorso dell'aerostazione, eccetera. Dell'aerostazione c'è bisogno come il pane. Parliamoci chiaro, i 3 milioni di passeggeri ormai li abbiamo toccati, è una realtà. Quello che noi abbiamo sempre detto da questo pulpito è che non c'è questa interazione tra aeroporto e Lamezia Terme, è una cosa slacciata. Io ho sempre considerato l'aeroporto quasi un enclave sul nostro territorio, come un corpo a sé stante, e non deve essere così, perché la città di Lamezia dovrebbe godere di questi frutti. Invece, da quelle che sono le mie notizie, mentitemi, non pigliamo una lira. Abbiamo anche buttato noi l'idea, no? Questa famosa tassa di viaggiatore di 2 euro, 3 euro a testa, capo, moltiplichi 3 per 3, 9, i conti sono fatti, sono 9 milioni di euro che sul piano teorico entrerebbero nelle casse, cioè del comune, una specie di tassa di soggiorno, tassa di transito, chiamatela come volete. In tutti gli aeroporti del mondo c'è la tassa di transito. Ma guarda che ci vuole poco, gli amministratori con la maiuscola, no, uciarbia, ah no, tu non devi dormire,
debbono pensare a tutte le eventualità, soprattutto in un momento difficile dove questi, lo Stato ormai sta mandando giù una lira di comune, quindi i comuni si debbono ingegnare per avere degli introiti. Ma stiamo scherzando? Diciamo che la Mezia è una delle poche città in Italia che non si paga la tariffa di soggiorno. Cioè, io non dimentico mai un comune dell'Alto Italia, poveriello, dove aveva una riva in cassa, che ha fatto un sindaco, si è alzato una mattina e i certificati di residenza, i certificati di nascita, lì ci ha messo la pubblicità. Praticamente i sponsor hanno risposto, alcuni sponsor, e io c'è comune di e che ci hanno messo sopra sul fronte spizio, ci hanno messo le cose, assomigliava a una cosa, io ho visto la foto, assomigliava a cose, una locandina, una locandina. Però ho apprezzato molto la fantasia di questo sindaco, no? Perché un vedo in una lira, c'è uno stato, un vedo in una lira, e quindi allora a Lamezia abbiamo mille possibilità, però gli amministratori debbono lavorare in questo senso. Io ho letto l'altro ieri sempre gli stessi vi presentate, cioè sul giornale leggi sempre le stesse persone, gli stessi soggetti. Cari Lamezini, possibile che non c'è nessuno che vuole abbracciare la politica? Possibile che non c'è nessuno? È un momento difficile, con l'aria che corre. Ma abbiamo tanti giovani. E purtroppo è questo, lo dico sempre. Ma dimostratelo sul non campo. Non hanno dato spazio nei tempi ai giovani, c'è stata una scuola politica, Tony. Ci sono gli MMP stessi. Qui sindaco gli MMP stessi, più assessore gli MMP stessi. Cioè, come sembra avesse... che non sia successo niente alla Mezia. Cioè, voglio dire, per l'amor di Dio, quello che si legge, tutte persone rispettabili fino a prova contraria, ci mancherebbe altro. Io non sono ad accusare nessuno di niente, ci mancherebbe altro. Però sto ricambio generazionale c'è o non c'è? Ecco perché ai giovani dico, sì ragazzi, sono d'accordo, magari siete sfiduciati, alcuni rassegnati, indifferenti, ma vedete che la politica è una gran bella cosa. Se si fa bene è bella. La politica te ne senti, politica, polis, politica, c'è cioè proprio questo di interessarsi della città, no? Essere partecipi, ma è una cosa bellissima. Ecco, questo voglio dire, i social lasciano il tempo che trovano. Io qua vedo solo, leggo solo contestazioni, ma non leggo mai soluzioni. Tutti pongono problemi, ma nessuno mi almeno dice secondo me si potrebbe risolvere così. Assolutamente, non li trovate mai. Basta, va a culo, e chi là, e chi lumbale, e chi lunza, ho capito. La soluzione qual è? E io mi rivolgo anche a persone che hanno fatto politica, che sono belle, fanno parte della classe dirigente, eccetera. Anche voi, voglio dire, troppo facile puntare il dito contro tutto e tutti. Ma la soluzione me la data almeno a Rieglio per dire non ci avevo pensato. Allora, cambiamo argomento, volevo dare un po' d'attenzione a quello che sta succedendo in questo periodo in Italia con questi incidenti stradali che ci sono. C'è stato un weekend veramente, quanti morti ci sono stati tutti weekend, i giorni. Chiamalo, weekend di sangue. Di sangue, per la disattenzione del guidatore, quell'altro per esempio che faceva il video mentre avevi i bambini in macchina, quelli che hanno investito i due ragazzini e sono morti tutti e due, incidenti stradali di giovani. Cioè, ma proprio Tony, è un momento. Diciamo che quel signore, tra virgolette, che ha investito i due bambini, praticamente falciandoli, uno è morto poi. Durante il funerale del primo bambino? Sì, uno è morto purtroppo per le gravissime ferite riportate. Gli aveva avuto anche l'amputazione delle gambe, eccetera. È chiaro che kill è una cosa che esula. Però qua parliamo di incidenti stradali, esatto. Cioè, non è possibile che hanno un padre, un genitore che deve dare l'insegnamento ai figli, si mette a fare
si mette a fare a diretta Facebook luogo mentre guida, ed è successo anche nel nuovo mondo. Ci sono stati un sacco di incidenti, tutti giovani, 22 24, il più proprio ciurrate aveva 28 anni, cioè, ma questo in tutta l'Italia. Allora, per quale motivo sono stati avvenuti questi incidenti? Li imputano sul piano teorico, perché poi non sappiamo la dinamica qual è, ma si parla di uso improprio del cellulare e soprattutto uso di velocità. Ragazzi miei, che cazzo di senso ha? Cosa volete dimostrare? Andate, uscite, andate in un posto turistico, andate a ballare, andate in discoteca, ma vi potete ricogliere la casa come si deve. Perché dovete i vostri genitori devono essere sempre in apprensione? Ma voi non capite che i genitori non dormono se prima non vi ricogliete. Solo quando sentono la porta battere chiudono luce. Vi rendete conto o no? E poi andate sul posto, vi divertite, è obbligatorio ubriacarvi? Ma è proprio obbligatorio? È obbligatorio farsi la canna e con la canna mettere pure l'alcol e quindi entrare in macchina proprio rincoglioniti? Ragazzi miei, guardate che la vita è qualcosa di impagabile. Parliamo di 9 morti in poche ore. È stata una strage proprio, Giovanni, una strage, dovuta sempre alle stesse cose. Sempre sta cazzo di velocità, perché? Perché secondo me quando si è brilli, quando uno beve e si fa anche la canna, eccetera, è chiaro che poi è la guida, i riflessi sono quelli che sono. Però magari pigia sull'acceleratore e magari cantano, gridano dalla macchina, gridati, pa! E succede l'imponderabile. Ecco. Perché i genitori li dovete far morire di dolore? No, perché guardano l'orologio, l'una, i due, poi sentono finalmente la porta che si apre e quindi sanno che si è tornata alla casa, e allora in quel momento finalmente chiudono gli occhi. E vi sembra giusto? Vi sembra giusto? Non è giusto, ragazzi, prudenza! Questo cazzo di cellulare lasciatelo così aperto per ogni evenienza, se vi chiama ancora da casa. Mo il mio video, tutti chi li cazzate, lasciateci stare, un po' di tirare mille cose e vi devi guidare con prudenza, cintura, perché spesso e volentieri si muore anche perché non hanno utilizzato la cintura. Non lo so, noi siamo una piccola emittente, una piccola realtà, non lo so se questo messaggio a quante persone arriva, però vi prego, cercate di comportarvi come si deve. Non è giusto, i genitori russi agiti di morire di crepacore, non è giusto. Bene, abbiamo finito per oggi, Donino, e va, ci vediamo domani, se Dio vuole. Il nostro Albino dovrebbe rientrare domani, se non ha impegni da babysitter, così mi ha detto, però è imprevedibile. Di solito ci chiama alle 7 di sera. Non so se c'è la nanna e la cagnolella domani, non lo so. Lo sappiamo. Vabbè, però, ciao Albino, ciao. Ci vediamo domani, seguite la nostra programmazione. Ciao a tutti, ciao. Ciao, arrivederci.